Press View Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Stiamo per incontrare regista e protagonisti di Romulus, la serie di Sky, evento speciale qui alla festa. In un mondo come quello che è stato e quello di Romulus, dove le donne erano magari meno importanti, tu interpreti una donna bella forte che si sa far rispettare. Ecco, com'è stato e come, ecco, l'avete ricercato? E se era veramente così? Sì, abbiamo cercato di fare delle riflessioni che non fossero filtrate dalla modernità di pensiero, perché ovviamente abbiamo conquistato negli anni un desiderio, una necessità di emancipazione, quindi di parità. Però abbiamo cercato di fare uno studio ovviamente che andasse un po' ad attraversare quelle che sono le nostre conoscenze, cioè le informazioni che abbiamo del periodo storico, ma anche proprio di indagare su un'animalità che fa parte proprio dell'essere umano. Quindi io mi sono rassegnata al fatto che le donne ovviamente non contassero nulla, però nel mio caso ho cercato di farmi strada e cercando invece di interpretare al meglio il mio ruolo di donna, cioè di moglie soprattutto, per cui mi do forza cercando di rendere felice mio marito, cercando di renderlo potente, quindi sono veramente, faccio di tutto perché lui conquisti il potere massimo, quindi risplenda di luce, e questo desiderio di rendere il mio uomo soddisfatto a volte supera anche il senso della maternità in alcuni casi. Quindi Gala, il mio personaggio, a volte riesce ad essere davvero spietato. In conferenza stampa Matteo Rovere ha detto che paradossalmente un racconto del genere è più facile renderlo con una serie TV, quindi nella lunghezza. Tu che sei anche esperta di serie TV, perché appunto ci hai lavorato tanto, concordi, ecco, hai trovato che la possibilità di sviluppare il personaggio anche così difficile? Totalmente, totalmente. Non è sicuramente un'operazione nella quale poter condensare sia la storia, che comunque è davvero imponente, cioè nel senso è un blocco che non conosciamo così tanto, però comunque è veramente potrebbe cioè avere uno sviluppo narrativo immenso, infinito. Però gli sviluppi, insomma, dei contenuti, quelli umani, delle relazioni, non potrebbero essere concentrate nell'arco di un film, per cui necessitano di una lunghezza, di un'orizzontalità, ma anche di una verticalità, perché è bello poi esplorare ognuno nel suo percorso narrativo. Grazie mille Ivana Lotito, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Grazie. Allora, incredibile esperienza è stata, che bel personaggio, intenso, molto saggio per la sua età, sì. Vero? Beh, molto saggio perché ovviamente siamo in un'altra epoca completamente diversa, Ilia ha vissuto delle cose che io ho immaginato e ho cercato di rivivere, e sono veramente delle emozioni che tu non riesci a ricreare se magari non fai una preparazione dura, faticosa, perché è difficile comunque entrare in quella cosa lì. Ilia è una vestale rinchiusa nel tempio di Vesta appunto da quando ha 6 anni e appunto ha il compito di mantenere vivo il fuoco, e quindi questa roba qui mi ha segnato profondamente. Sono molto contenta di aver dato voce a questo personaggio così meraviglioso, soprattutto femminile, molto forte, ecco. Esatto, che tipo di lavoro di ricerca sul femminile avete fatto? Ivana Lotito mi diceva l'importante era non diciamo interpretarlo con la modernità di oggi, pensare, sì, a come fosse, come sarebbe stato. Sì, importante era soprattutto, è stato soprattutto rendere vero la lingua. Io mi sono concentrata molto sulla lingua perché non è stato facile rendere vive quelle emozioni tramite una lingua che non conoscevo, non sapevo manco come pronunciare. Quindi io personalmente ho fatto un lavoro di musicalità, di suono, di ritmi, e quindi il femminile in questa serie c'è, e io sono contenta che le donne non siano moglie oppure figlie, hanno una loro personalità ben definita, e insomma molto contenta, ecco. Grazie, grazie, grazie mille, grazie. Crepi, vive il lupo. Allora, ci eravamo sentiti prima che tu iniziassi questa esperienza, sì. Come ci si sente a far parte di un'epica che al tempo stesso parla di qualcosa che è stato vissuto, quindi qualcosa reale? Sì, fare questa serie è stata a parte complicata, ma
sulla storia nostra non ci sono tante cose sulla nascita e la fondazione di Roma, quindi potevamo anche creare qualcosa di nostro, qualcosa di personale. E devo dire che facendo questa serie posso dire che ho dimostrato alla gente di saper fare altre cose fuori la panza dei bambini. Solo questo. Bello il personaggio di Virus, perché orfano, sì, però con una forza e una interna voglia di vivere, sì, incredibile. Sì, di sopravvivere più che altro. Lui scopre tutto tramite Yemos, perché l'incontro con lui segna dalla solitudine alla fratellanza, impara ad amare, impara a volere il bene degli altri, impara a dare senza aspettarsi nulla in cambio. E poi con Yemos al suo fianco scoprirà una forza che neanche lui sapeva di avere, una forza interna. Il protolatino è stato... Il protolatino all'inizio è stata dura veramente. Già dai primi provini io non sapevo come fare. La cosa più difficile è stata dare una giusta naturalezza, una giusta verità a queste parole, a questi monologhi a noi sconosciuti. Quindi abbiamo dovuto trovare tutti una nostra chiave personale per superare. Francesco, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Ciao Matteo. Ciao. Allora, in conferenza stampa dicevi che paradossalmente l'epica che incontra la realtà di quel tempo si prestava di più alla serialità, che avevate pensato ancora prima del primo re alla serialità, perché? È vero, ho immaginato Romulus ancora prima del film, e diciamo che c'è stata una grande squadra alla base di tutto il film e di tutta la serie che mi ha aiutato a portare a casa, diciamo, il risultato. E è come dici tu, cioè secondo me esisteva la possibilità, e abbiamo cercato di dimostrarlo con questo prodotto, di fare un racconto di grande intrattenimento, di amore, di battaglie, di sentimenti, calato nella realtà storica della fondazione di Roma, ma allo stesso tempo che avesse la dimensione della serialità, che è una dimensione larga, grande, e che permette anche ricostruzioni imponenti e molto, molto ricche e molto affascinanti, speriamo, per le spettatrici e per gli spettatori. A proposito di ricostruzione, le tue attrici in particolare dicevano che fondamentale è stato non pensare ai loro personaggi con la modernità che conosciamo, ma cercare di proiettarsi a come dovevano essere. Sì, sono d'accordissimo, e tra l'altro secondo me scopriremo che sono più questi personaggi nella loro coerenza essere moderni che noi essere appassionati dello sguardo verso il passato. Cioè, ho trovato nel sentimento, nella ricerca di bellezza, di felicità, di complessità di questi caratteri antichi, tanto che risuona sul presente, e spero che insomma lo spettatore se ne accorgerà. Grazie mille, bocca al lupo. Grazie, crepi, ciao. Ciao. Ed abbiamo parlato con il regista e i protagonisti di Romulus, serie di Sky in onda su Sky dal 6 novembre ed evento speciale qui alla Festa del Cinema di Roma, 15ª edizione. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider.